Silvio, tu da molti anni dai il nome a questo tuo eccellente locale che chiami Osteria, perché qui una volta era campagna naturalmente e tu hai ricreato questo spirito campagnolo, anche se siamo a Torino, però diciamo che tu in un certo senso metti la faccia, cioè metti il tuo nome per garantire quello che a me ha stupito moltissimo, una grande materia prima, piatti molto ben realizzati e addirittura un carrello dei formaggi meraviglioso. Ecco, partiamo dall'inizio, perché Osteria? Ma Osteria perché volevamo dare il senso di un locale familiare, di un locale piacevole, non la classica pizzeria, perché non volevamo partire come una pizzeria, volevamo proporre appunto dei piatti genuini, dal pesce a formaggi, salumi, salami, prodotti del territorio, perché a Lucento, zona Lucento. Perché qui sì, era tutta campagna, ma qui abbiamo una storia, i miei genitori, in particolare mio papà, ha sempre vissuto qui da ragazzino, quindi girava per queste campagne, per le bialere. Una volta qui passava una bialera, non c'era neanche tutta questi alloggi, queste case. E noi abbiamo trovato una location che ci piaceva, moderna sì, all'interno ho cercato di ricreare come un quadretto, una vetrina, dove all'interno c'è questo ambiente che sembra di essere un po' in una piazzetta, di essere in un locale all'aperto, no? Queste vetrate mi hanno dato modo di avere subito l'esterno di fronte, no? Portare la luce, insomma. Sì, di portare la luce, di non creare un locale chiuso, molto, molto open. Cioè, il vetro doveva essere solo un confine tra qui e il cortile e il parco, insomma. Ci sono i tuoi piatti, naturalmente io direi che tecnicamente tu hai un ristorante con pizza, fai anche la pizza ma non è il tuo piatto principale, e la tua è una cucina del territorio, e che cucina? Sì, diciamo la pizza al padellino è stata inserita da un anno e mezzo a questa parte, da quando abbiamo aperto un secondo locale che è una pizzeria a tutti gli effetti, sempre non molto distante da qui. Tuo fratello, vero? Mio fratello, sì, perché noi siamo nati come fratelli Facchinetti qui, lui in sala, io in cucina. Col tempo abbiamo deciso di fare un'espansione e di creare un secondo locale e abbiamo preso questa pizzeria. Pizzeria che si chiama Pizzeria Rotonda dei Facchinetti 2, mentre invece l'osteria ha deciso di inserire un piatto diverso, una pizza al padellino, quella che una volta a Torino andava per la maggiore, no? Quindi oggi noi proponiamo la pizza al padellino come piatto in più, oltre a tutto il menù che abbiamo, il menù alla carta, insomma. Però parliamo anche degli altri piatti. Cucina piemontese innanzitutto, quindi la battuta di carne al coltello, funghi quando è stagione, la stagionalità delle materie prime e cos'altro? Sì, sì, beh, sicuramente nel periodo dei porcini ci divertiamo da morire, facciamo porcini in tutti i modi, seguiamo la stagionalità, come sono gli asparagi, come sono i carciofi, stravolgiamo un po' il menù in base a questi prodotti stagionali, un po' contrario usare gli asparagi fuori stagione, surgelati, insomma, un po' contrario usare i porcini fuori stagione, il bello è l'autunno, anche perché poi di solito le stagioni le richiamano molto, un po' di nebbia, un po' di marrone che colora questi prati, questi alberi, fa venire voglia di mangiare castagne e porcini, no? La primavera invece fa venire voglia di appunto di asparagi, cioè, quindi a me piace molto giocare un po' con la cucina in questi modi, anche perché sennò mi annoio, non posso stravolgere totalmente proprio tutti i piatti, perché alcuni piatti vengono da noi proprio richiesti, quindi abbiamo dei clienti che vengono, non so, per il fritto misto di pesce, perché trovano che lo facciamo croccante, asciutto, pulito, quindi ho gente che viene solo per il fritto misto di pesce, ho gente che viene per mangiare le vongole, le cozze, quindi abbiamo tanto anche pesce che cuciniamo. A me piace molto cucinare il pesce, ho una storia
di, vabbè, a parte i nonni toscani, quindi, ma anche una nascita nei ristoranti di pesce io. Per cui mi piace fare un po' di tutto. Sono, diciamo, piemontese, quindi mi piace anche lavorare sui prodotti piemontesi, le carni, i brasati, queste cose qui. Quando mi chiedono anche il fritto misto di alla piemontese, perché no? Ecco, in questo periodo dell'anno cosa ci proponi? Ecco, due proposte per il menù di questa sera, per esempio. Ma in questo periodo dell'anno cosa proponiamo? Oltre, vabbè, al carrello di formaggi che abbiamo, proponiamo, non so, dei ravioli di scamorza con una cremina di zucchine e basilico, proponiamo il pesto fatto in casa, proponiamo della pasta fatta in casa, proponiamo l'accostata, proponiamo la grigliata mista di carne. Qui tutto è fatto in casa, mi sembra di capire, no? La pasta, il pane. Sì, generalmente io tutto quello che riesco me lo produco, addirittura l'amaro, tanti mi conoscono perché mi faccio un amaro in casa che poi propongo, vendo, insomma, i tavoli, i miei clienti, lo offro, insomma, dipende a volte. Quindi il pane sì, con la pizzeria di là, il forno a legna, ci facciamo il pane. Col forno a legna addirittura, quindi un pane veramente eccellente. Sì, sì, di là in pizzeria abbiamo il forno a legna, quindi di là mi permette di a volte cucinarmi il pane, la pasta sì, ho la macchina sia la parmigiana, ma anche le stesse tagliatelle le tiriamo giù a mano, quindi dai ravioloni fatti in casa con i ripieni li faccio io, quindi so che cosa ci metto dentro. I primi sono un cavallo di battaglia. Chi sono i tuoi clienti, da dove vengono? So che sei aperto anche a pranzo oltre che a cena. Sì, naturalmente a pranzo proponiamo anche un menù un pochino più per chi deve lavorare, quindi anche una pasta più semplice, che può essere una pasta ragù, una penna all'arrabbiata, cose di questo genere, per chi deve affrontare poi la giornata lavorativa e magari, insomma, deve anche tenere un certo budget. I nostri clienti vengono un po' dappertutto, la sera qui ci devi venire apposta, non abbiamo cinema, ritrovi, punti di attrazione, per cui non siamo neanche così sulla direttissima dello stadio, quindi ci devono conoscere, ecco, da noi vengono perché ci conoscono. E perché si mangia bene. Benissimo, caro Silvio, allora a questo punto io andrei in cucina, assaggerei qualche tuo piatto e poi ci farai un saluto finale. Tanto un buon appetito a tutti, ce lo puoi dare già subito. Sì, un buon appetito a tutti e vi aspettiamo, insomma.